E ciao a tutti ragazzi, eccoci qua per questo nuovo video. Oggi, come da titolo, vado a cambiare la visiera pin lock del mio casco, Nolan N92. Questa è la visiera pin lock che serve per non far appannare il casco. Questo è il casco, andiamo quindi a fare il tutto. È la prima volta che lo faccio, quindi lo faccio in diretta con voi. Prima cosa che c'è da fare è avere la visiera e, se possibile, magari anche un panno carta. Panno carta, ragazzi, pulito. Ok, quindi andiamo a smontare la visiera. Dovrebbe essere abbastanza semplice. Tac. E due, quindi abbiamo qua la nostra visiera. Adesso, con il cacciavite piatto, andiamo a svitare un po' la visiera, il pin lock che c'è su, diciamo. Ok, quindi siamo andati a rimuovere la visiera pin lock vecchia. Quindi adesso, con un panno carta, ragazzi, bisogna avere le mani belle pulite, andiamo a passare un po' l'interno della visiera, gli diamo una pulita grossolana, al massimo con un po' d'acqua, ragazzi, quindi andiamo a pulire un po' il grosso dello sporco. Ok, mi raccomando, non usate prodotti per questa cosa, ma solo acqua. Ok, quindi una volta pulita la visiera, andiamo a prendere la nostra pellicola, il nostro pin lock, e andiamo a rimuovere la nostra pellicola protettiva. Ok, vi consiglio, magari togliete prima il lato interno, così potete andare a metterlo, e poi togliete il lato esterno quando il casco, quando la visiera è montata. Quindi andiamo a posizionare la visiera pin lock nei suoi incastri. Ok, ci sarà da andare un po' per farla aderire bene. Per farla aderire bene, magari agevolatevi con un tavolo, andate a piegare un po' quello che è la visiera e andate a mettere su la visiera, la pellicola, il pin lock, cercando di non spaccare la visiera, perché la pellicola è ben aderente. È ben messa. Ok, andiamo un po' con il cacciavite a stringerla, andiamo un po' a stringere con il cacciavite, non esagerando. Ok, e una volta che la visiera è ben salda e ben messa, andiamo a togliere anche la pellicola interna, e voilà, il gioco è fatto. In teoria, così, ragazzi, la nostra pellicola pin lock è su. Ok, e ci garantirà ancora qua un annetto, magari un po' di tempo, che il nostro casco non si appannerà. Ok, ragazzi, quindi adesso vado a rimontare la visiera al casco. Ok, visiera montata, e il gioco, ragazzi, è fatto. Voilà, casco in teoria dovrebbe essere come nuovo e pronto per andare al freddo di Capo Nord, ragazzi. Quindi, ragazzi, un bel mi piace se vi è piaciuto questo breve tutorial video
in cui vi ho mostrato come ho cambiato per la prima volta la visiera Pillock. E niente, un bel mi piace, iscrivetevi al canale e alla prossima. Ciao ciao!